Hello! Dunque, abbiamo appena finito di guardare l'ultima stagione di Mandalorian e siccome lui, che è Peppe, ciao Peppe, è un super mega fan espertissimo, aggiornatissimo, puntualissimo su Star Wars, Io. ovvero non gli piacciono i Jedi, Ni. andiamo a parlare della terza stagione di Mandalorian, va. Ciao a tutti, io sono Cavi e come al solito prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere like, venire sul gruppo Telegram, andare sul gruppo Discord, insomma fare tutte quelle cose assolutamente che ci danno una mano a far crescere il canale, che rende Peppe molto felice perché così continuerà vita natural durante a fare i video con Can't noi. wait. Non puoi essere almeno una volta contento di Io fare. sono contento, Lo sto vedo, coccolando un gatto. si vede dalla tua faccia che sei contento. La risa. Adesso sembri psicopatico comunque. In ogni caso, andiamo con la fast review. Perché dovreste guardare la terza stagione di The Mandalorian? Beh, prima di tutto perché? Del buco Boba Fett ha fatto schifo. Insieme alla seconda stagione, che è stata abbastanza underwhelming, questa invece è una stagione un pochino più densa di contenuto. Inoltre, se vi interessa la continuity di Star Wars fatta soprattutto all'interno delle serie TV di Disney Plus, qui ci sono anche alcuni piccoli punti per l'introduzione ad Ahsoka, che uscirà a breve. Secondo me non dovreste vederla invece se la formula di The Mandalorian vi ha stancato, perché anche comunque la terza stagione è identica alle altre come idea. Succedono indicativamente sempre le stesse cose nello stesso modo, non c'è un colpo di scena super mega inaspettato. È The Mandalorian. Se vi è piaciuto, vi piace, se non vi è piaciuto, non vi piace. Anche oggi abbiamo una barriera antispoiler degna. Aspettate che vada prima. Beppe, intrattienili. Guardate quanto è bello! Adesso è 30 kg, non riesco più a tirarlo su. Povero cane. Ma come povero cane? Vive come un pascià. Ciao Dagon. Boing, boing, boing. Da adesso solo ed esclusivamente spoiler. Visto che l'ultima volta abbiamo fatto praticamente la cronostoria del film, stavolta saremo più concisi, un pochino più corti, no? Niente? Vabbè, allora la faremo lungo uguale. Comunque, la terza stagione di Mandalorian è carina. Devo dire che onestamente non mi aspettavo quello che è successo, nel senso che i primi 3 episodi hanno fatto tre situazioni completamente diverse e da lì ho pensato Come li combini? Dove vogliono andare a come parare? cazzo non Sì, avevo no, no. minimamente idea di che cosa volevano fare. C'erano una marea di speculazioni, però in realtà Moff Gideon rimane il cattivo finale. Non c'è nessun tipo di percorso strano o cosa inaspettata come, non so, un cameo di un personaggio importante oppure l'arrivo di qualcuno che possa effettivamente segnare qualcosa di inaspettato. In realtà qualcosa c'è nel penultimo episodio. Nel penultimo episodio cosa c'è? Ti fanno vedere gli Imperial Remnant? Sì, ti fanno vedere l'Imperia. Sì, ok, va bene, accettabile, hai ragione. Effettivamente nel penultimo episodio c'è un minimino colpo di scena, ovvero Moff Gideon ti fa vedere che ci sono tante piccole cellule dell'impero, un po' come faceva fondamentalmente la resistenza, cioè sì, ci hai sconfitto, ma ci sono tante piccole cellule dormienti e cerchiamo di non farci beccare, facciamo le nostre cosette. E anche qui si vede che un tema di moda, tipo l'ultima recensione, si parla di clonazione. Vabbè che c'è stata la Clone Wars, ci sono state tutte queste cose, ma Moff Gideon fondamentalmente vuole clonare se stesso e prendere il DNA di Grogu per instillare la forza nei suoi All'interno dei cloni. cloni, sì. Questo è il plottone della terza stagione che mi ha lasciato un po'. Allora, non lo so, sarà che quando vedo Giancarlo Esposito in TV dico: ah, dai, fai qualcosa di figo, fai qualcosa di figo, fai qualcosa di figo. L'ha fatto, era dentro una power armor nera con le corna. Sì, però a livello di dialogo e interpretazione non ha fatto grandi Ma tu guardi cose. guerre stellari per i dialoghi e le interpretazioni, io le guardo per le spade laser, i pistole laser, i cannoni laser, stormtrooper che muoiono a sassate, Han Solo che entra nella trench della morte nera e salva Luke.
Ok? Sì, ma quando hai degli attori di un certo livello come Giancarlo Esposito, ti aspetti che magari facciano una parte densa di contenuto. Sei troppe pretese. Ma non ho troppe pretese, cioè, dai, è nato Giancarlo Esposito, poteva andare molto peggio. Sì, ok, già fanno dire tre parole a Pedro Pascal ogni puntata, cioè sembra che... Ma Mandaloriano non deve mica parlare tanto. Dillo a Bo-Katan. Vabbè, Bo-Katan è una tribù diversa. Poi no, Bo-Katan okay. È la leader di Mandalor, deve parlare. Non lo so, mi aspettavo qualcosa di più che ti devo dire. Però effettivamente, cioè, le cose che ti fanno vedere non sono minutaggio, ma tutte le puntate sono dense di contenuto. Contenuto che va e viene un po' a cazzo sua. Per esempio, nel terzo episodio, è il terzo episodio quello del dottore? Sì. Si vede, tu ti ricordi come si chiama anche? Pershing. Esatto, il dottor Pershing che fa praticamente questo reinserimento all'interno della Nuova Repubblica, fondamentalmente, ho detto fondamentalmente un sacco di volte. Vabbè, andiamo avanti. In sostanza, meglio, si vede come le vecchie reclute dell'impero si trovano, si guadagnano da vivere nella Nuova Repubblica. Il dottor Pershing trova una delle vecchie sottoposte di Moff Gideon, se non sì, un luogo, tenente di Moff Gideon. Un luogo tenente di Moff Gideon, e vanno dentro una nave a cercare un kit medico per continuare a fare degli esperimenti. Ti lasciano un pochino il vibe per dirti l'impero sta combinando qualcosa, perché a questo punto ancora non sai niente, però di fatto poi lo catturano e lo torturano e poi non si vede più per il resto della serie. Quindi non sappiamo se è morto, non sappiamo se è vivo, non sappiamo se... E io credevo... Soprattutto non sappiamo a cosa è servito l'episodio. Cioè, ti ha introdotto il luogotenente di Moff Gideon. Sì. Che fa cose. Sì, che l'unica altra cosa che fa è, non mi ricordo, tipo nel penultimo episodio è comunicare... No, nel terzo ultimo. Nel penultimo episodio. Comunicare a Moff Gideon che i Mandaloriani si sono riuniti. Sì. Questa è l'unica altra cosa che fa. Esatto. E quindi non capiamo a cosa è servito un episodio intero per... liberarsi di Pershing e inoltrare questo personaggio che quando ti viene mostrato nell'episodio sembra che abbia del potenziale o comunque sì. che vogliono usarlo per fare sì. qualcosa di pesante e invece scompare fino a... investito del tempo sì. per no, niente a quanto niente. Pare o forse non so nella quarta stagione che non sappiamo ancora se c'è. Ci sono le basi per farla volendo. Sì, chiaramente sì, alla fine della stagione si sono lasciati qualcosina d'aperto perché adesso Grogu si chiama Gringo. Sì, si chiama Gringo magari. Gringo Grogu, si chiama Din Grogu perché è ufficialmente diventato figlio di Din Djarin e quindi hanno lasciato la mini apertura per mandarlo di nuovo in giro per fare le cose al plot dei Power Ranger. Speriamo di no, ma purtroppo potrebbe essere. E in sostanza il succo della stagione è la riunificazione dei clan di Mandalorian. E la riconquista di Mandalore. E la riconquista di Mandalore con... giusto, effettivamente un plot twist c'è, mi voglio correggere. Non mi aspettavo che ci fosse l'impero a Mandalore che costruiva i Dark Trooper, si chiamano? No. Sì. Moff Gideon li chiama Dark Trooper, i Dark Trooper sono i robot che avete visto negli ultimi episodi della seconda stagione. Qui il piano di Moff Gideon, a parte creare cloni dotati della forza, e dotare l'impero di armatura Beskar. Armatura dei Mandalorian, dei Mandaloriani, quindi creano una base su Mandalore, dopo che viene vetrificato, quindi l'impero si trasferisce su Mandalore, cominciano a estrarre il Beskar e lo usano per creare degli Stormtrooper in armatura potenziata. Dentro sono comunque Stormtrooper, quindi se gli spari bene loro muoiono male. Sì, anche qui nonostante... ci provino, cadono come mosche, effettivamente cadono come mosche. Sono Stormtrooper, sono lì per quello. E a un certo punto però si vedono anche le guardie dell'imperatore, si chiamano? Compaiono le guardie dell'imperatore che hanno un nome proprio specifico del rango, che non è solo guardia dell'imperatore, in questo momento non mi viene il nome. Ah, io pensavo fossero Cavalieri di Ren, ma non sono Cavalieri non di Ren. Non sono i Cavalieri di Ren, Cavalieri però sono rossi. Boy band di episodio 9. Mi sto avvicinando a te perché mi manca. Ok. E ci sono queste guardie dell'imperatore che Moff Gideon tiene come riserva e come protezione personale, che fanno cose. Per esempio c'è una scena bella, drammatica, forse un po' tirata per creare il dramma,
dove il povero Paz Vizsla, che è il mandaloriano, quello con il mitragliatore, il mitragliatore laser, si sacrifica per salvare Bo-Katan e i mandaloriani lì con lui, però permettendo al clan Vizsla di redimersi. Questa è una cosa di Clone Wars. Dopo quello che succede in Clone Wars. Ah, è un'altra cosa molto interessante che io ho apprezzato perché ho giocato a Jedi Fallen Order, è che si vedono le armi che ci sono nel gioco, che sono le armi fatte apposta per contrastare, per esempio, i Jedi. Per cui il combattimento tra Moff Gideon e Bo-Katan, che nel terz'ultimo episodio ha ricevuto la Darksaber perché Din Djarin ha deciso di dargliela dopo che hanno spiegato un milione di volte che la puoi vincere solo in combattimento. C'è un motivo, però te lo dice perché lo fa. Sì, perché nel secondo episodio lui viene catturato, lei serve. Sì, non è, cioè, nel senso, non hanno fatto a schiaffi loro, però. E da quello che io avevo capito sulla lore della Darksaber è che... Tu speravi che i buoni facessero a schiaffi in Guerre Stellari? I buoni, che si picchiano tra di loro. Sul veliero fanno a schiaffi. I due sottoposti, Paz Vizsla e Axe Wolf. Sì, ma sono, cioè, se, la scena serve per far vedere a Grogu che lui è un paciere, non serve. Grogu invece, mi dispiace cercare di ricordarvelo, però in The Book of Boba Fett è servito The Book of Boba Fett per permettere a Din Djarin di andare a recuperare Grogu. Ok? Questo è l'unico valore che ha The Book of Boba Fett. Sì, c'è un episodio intero dedicato a questa cosa, forse un e mezzo. E quindi dici: su sei? Sì, not bad. E quindi dici: ok, se il Mandaloriano ha recuperato il suo apprendista Jedi, vorrà dire che nella terza stagione rischia di essere o la coppia della seconda, oppure faranno comunque delle cose con Grogu. Grogu non fa niente, è lì, è un bellissimo pazzo, è molto simpatico, e tra esserci lui e esserci un sasso con degli occhi disegnati sopra, sarebbe la stessa cosa. Diciamo che non c'è nessun character development, esatto, di Grogu nella terza stagione. Un po' sì all'inizio, per far vedere quando fa la sfida con il figlio di Paz Vizsla, però c'è una scena di 30-40 secondi. Sì, e poi alla fine, quando diventa suo figlio, sì, ma non è un character development. No, cioè, non c'è nulla. Mettono tante basi, ma non gli fanno fare nulla. Lo mettono dentro la versione meccanizzata di IG-11 o IG-11, che adesso diventa IG-12, e fondamentalmente è tipo un mecha. Tengen Toppa, Evangelion, glielo piazzano qui e poi lui si muove e ha i tasti sì, no. O Crank del Tecno, però era un po' più sulla cinta, era per sì, quello sì, che... Sì. E non l'avevo usato come esempio. E si muove e dice sì e no. Ed è, allora, per i primi 20 secondi è divertentissimo. Dopo... È una palla. No. Serve più a dopo, nulla. No, cioè, non... Allora, basta. Mentre due mandaloriani fanno a schiaffi, Grogu con la IG Suite, trademark by the way, okay, si mette in mezzo, li blocca e poi comincia a fare no. Cioè, vi giuro, cioè, sono sì, due mandaloriani che si pizzano, dai dagliene, cioè loro capiscono solo gli schiaffi e gli schiaffi, cioè. Sì, è comunque bello la conclusione del combattimento, perché Bo-Katan dice, parlando con Din Djarin, dice: hai insegnato bene al tuo apprendista, e Din Djarin gli dice: io questa roba non gliel'ho insegnata. Che è una, ah, giusto, perché? Perché è una reference al fatto che è qualcosa comunque dell'insegnamento di Luke, che è durato due episodi e mezzo di The Book of Boba Fett, qualcosa l'ha preso, e quindi... Ok, non avevo calcolato questa cosa. Ci può stare, sì. però è comunque... Cioè, potevano anche fare con meno, fare qualcosa di diverso, secondo me, più stona. Secondo me stona e basta. Sì, sì, è un po' buttata lì forse. Sì, 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 potevano farlo meglio, ecco. Poi, oddio, Grogu, Baby Yoda, chiamatelo come vi pare, è lì per far vendere pupazze Baby Yoda, quindi... Gringo anche. Din Grogu. È lì per vendere pupazzi, quindi se voi vi piacciono gli occhi neri a palla... Oh. Meglio dei pinguini, meglio dei porg. Comunque Baby Yoda è meglio, e comunque dei porg. Simpa, sì. Quindi per farvi un recap della terza stagione di Mandalorian,
Ciao, sono il goduriometro. Ormai questa cosa è trademark, mi piace moltissimo. Come potete vedere, si mantiene sopra la linea del dovete vederlo e onestamente sono d'accordo, anche perché l'ho fatta io, quindi non è che ci sia molto da controbattere in questo momento, ma sì, come potete vedere è una serie che secondo noi vale la pena di vedere. E dunque, abbiamo finito, ci abbiamo messo meno di Avatar Way of the Water, spero, a guardare il minutaggio mi sembrerebbe di sì. Mi raccomando, fateci sapere se la recensione vi è piaciuta, commentate, mettete like, condividete il video, fate un po' tutte quelle cose, ormai ve lo dico, per favore, dateci una mano, dai, su, forza, ok? Comunque potresti riassumerla in tre parole. Vai. E farebbero. This is the way. This is the way, this is the way. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Bye. Ciao, prova, questa è la prova. Prova. This is the way. Vai, dillo tu. Viva la figa. This is the way. E la corona sono di Mandalore. Sì, ma non siamo sincronizzati. Cioè, uno va su e l'altro va giù, dovrebbe essere. Vai, uno. Ah, uno va su e l'altro va giù. Sì, per far ridere così. Vai. Vado io giù? Sì, vai tu giù. Tarara, 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 molto bello, tarara, molto bello, tarara, molto bello, funziona, molto sta... bello. Perché dovreste guardare la terza stagione di The Book of Boba Fett? Ma vai a cagare. No, è una terza stagione di The Book of Boba Fett, ed è questo il bello. Questa vai, Matteo. Continue.